A tutti quanti, buonasera. Siamo qui per il terzo incontro su letteratura e cinema, diciamo, con il nostro esperto Gianluigi Bozza. E devo dire che io sono dispiaciuta che sia il terzo e ultimo incontro. Mi sarebbe piaciuto che ce ne fossero almeno altri due, perché devo dire che oltre a fare memoria di buona parte della letteratura e della cinematografia del XX secolo, grazie appunto a Gianluigi Bozza, direi che è stato almeno per me, poi direte voi se siete d'accordo, è stato per me un recupero di ricordi, non solo di memoria, di ricordi, perché abbiamo passato in rassegna, oltre alla grande storia, diciamo, agli anni e a tanti episodi connessi alla grande storia, ma anche la nostra storia personale, i nostri ricordi, i libri che abbiamo letto, i film che abbiamo visto, magari ovviamente in età giovanile, con l'esperienza che si poteva avere allora. Però è stato almeno per me emotivamente un amarcord piuttosto forte. E dunque, la volta scorsa Gianluigi Bozza aveva già introdotto l'incontro di oggi, quello che preparava il video che abbiamo visto, raccontandoci che si sarebbe soffermato su due, diciamo, registi giganti, Luchino Visconti, sul quale ci aveva dato già alcune informazioni sulla diciamo, estrazione sociale, culturale, diciamo, sul gusto, eccetera, eccetera. E poi Valerio Zurlini. Nel video che personalmente ho visionato stamattina, avrei preferito vederlo ieri, ma diciamo che ho apprezzato che Gianluigi Bozza abbia parlato di appunti e citazioni, no? Riferendosi al suo lavoro. Lo ha fatto con un'estrema modestia, ma a me pare di poter dire che questi incontri, e oggi insomma vedremo di completare, ma che questi incontri siano stati qualcosa di molto importante. Per qualcuno, direi, per alcuni una scoperta, per alcuni o per altri, diciamo, una conferma di qualcosa che conoscevano. Direi un po' per tutti è stato un modo per riordinare delle informazioni, delle conoscenze, magari così disordinate e sparse, che ciascuno di noi portava dentro di sé. Ma la cosa più importante è, secondo me, un quarto elemento che diciamo comprende i tre che ho menzionato, e cioè la parte, come dire, feconda, ecco, il risultato di questi incontri. Che cosa ci lasceranno? Ci lasceranno, io direi, una grande curiosità, perlomeno a me la lasciano, la curiosità di andare a rileggere tanti libri che ho letto in gioventù e che poi a scuola, insegnando, avevo riproposto ai miei alunni. Però li avevo letti a quell'età e adesso, soprattutto alla luce di alcuni spezzoni che ho visto, insomma, di film, sento bisogno urgente di andarli a recuperare, insomma, con la maturità, con l'esperienza di vita che ho raggiunto. E quindi credo, appunto, avrei piacere che poi anche voi vi esprimeste su questo. Credo che avere come risultato la curiosità di andare a rivedere le cose, a rileggerle, a confrontarsi, sia il risultato migliore che potevamo così desiderare da questi incontri. Ecco, direi un'ultima cosa, e poi davvero taccio, che sono rimasta molto toccata vedendo appunto gli spezzoni di film stamattina. E sorpresa e ammirata, già tu Gianluigi la volta scorsa avevi, mi pare, accennato a todo modo, no? All'interpretazione straordinaria di Mastroianni e di Jean Maria Volonté. Ecco, stamattina vedendo i dialoghi del Gattopardo o i dialoghi di cronaca familiare, l'interpretazione appunto degli attori, le inquadrature, non so come si dica, insomma, no? I primi piani.
la cura della sceneggiatura, insomma, tutta una serie di cose che parlavano da sole, mi hanno davvero, davvero commossa. E mi è venuto da pensare, ma è un pensiero che poi ho subito cacciato perché non voglio essere laudatrice sterile del tempo passato, insomma, bisogna guardare avanti. Ma mi verrebbe da chiedere, poi se vorrai alla fine rispondere, che cosa è rimasto di questa arte, di questi maestri nel cinema contemporaneo. E adesso mi taccio e do la parola ai nostri partecipanti, chiedendo loro se hanno ancora qualche magari domanda in sospeso rispetto a quello che è stato trattato nelle settimane scorse, oppure se vogliono commentare, fare domande e riflettere sull'ultimo video che abbiamo appunto visionato ieri o oggi. Se posso esprimermi, condivido in pieno quello che ha detto la collega Nadia Scapini e anzi io auspicherei a questo punto, nella prossima primavera, di riprendere il filo del discorso con altri due appuntamenti, sempre proponendoli al critico Gianluigi Bozza, andando ad approfondire magari un cinema che in questi tre è stato solo praticamente sorvolato. Ad esempio penso a Pasolini, Ermanno Olmi, penso a registi importanti che hanno messo il dito su problematiche di carattere sociale o in senso più lato spirituale. Ecco, se ne parlerà, se ne potrà parlare poi eventualmente. Prego. Io vedo più in là, Claudio. Io vedo a quando sarà passato questo orribile periodo, magari 2022, qualcosa, un ciclo cinema in presenza, se Gianluigi fosse d'accordo, allora fare una sorta di cineforum, una cosa piccola nella sala grande, piccola nel senso di contenuta, insomma, tre incontri nella sala grande con la Sì, partecipazione di pubblico anche quello. esterno, sarebbe Certo. meraviglioso. Era solo una proposta a distanza ravvicinata Sì, perché ho l'impressione certo. che a causa della lungaggine della vaccinazione Sì, i tempi si sì. sposteranno fino a, hai detto bene, E 2022. 22. Sì. 22. Vabbè. Comunque, sperare e sognare non costa nulla, anzi fa bene. Posso dire una cosa? Come no? Allora, Graditissima. io ringrazio tantissimo perché, ecco, sono una di quelle persone che hanno scoperto moltissimo e approfondirò moltissimo sia attraverso la visione dei film come anche la lettura di libri, alcuni dei quali, lo dico molto onestamente, non ho proprio letto, avendo io purtroppo per la mia professione diciamo più una lettura sulle lingue straniere, quindi sulla letteratura straniera che su quella italiana. Ahimè, questa è una mia colpa. Quindi prima di tutto ringrazio per questo, per aver ulteriormente stimolato da questo punto di vista. E poi un po' avevo una domanda molto simile a quella che ha fatto Nadia, e cioè qual è secondo lei, la principale differenza tra il cinema contemporaneo italiano e il cinema invece questa. Ma proprio questa, non saprei nemmeno dirlo, questa esperienza magistrale di questa cinematografia, insomma, del primo Novecento, e allo stesso tempo anche qual è la differenza tra il cinema italiano e quello straniero nello stesso periodo, però, perché è completamente diverso, cioè il cinema italiano ha una profondità e diciamo su tematiche anche storiche, contemporanee, letterarie, che un po' manca, diciamo, al cinema del primo Novecento, negli Stati Uniti, per esempio. Quindi questo, e ancora grazie e complimenti.
Vogliamo, Gianluigi, preferisci Oh, preferisco ricevere dire alcune domande o vuoi direttamente. rispondere Ma si subito? può cominciare subito anche Va perché bene, grazie. se voi avete notato una cosa che fa una certa impressione, avrete notato che Visconti ha utilizzato due scrittori americani, uno è Tennessee Williams, l'altro è Bowlis, mi pare, quello del Tè nel deserto, con cui poi ha fatto un film Bertolucci, per riscrivere la sceneggiatura di un testo tratto da Boito, ma molto ispirato, l'avrete visto, e condizionato dalla cultura italiana rinascimentale, risorgimentale, scusate, dalla pittura, a anche la letteratura e all'opera lirica che per Visconti, non so se adesso noi non abbiamo visto, ma quando il principe di Salina con la sua famiglia arrivano a Donna Fugata, vengono accolti dalla banda del paese che suona Noi Scialle Zingarelle della Traviata. Capite che è una roba che non c'entra a Parigi, la Traviata, le Zingarelle, però per dare l'idea di come la cultura italiana fosse una cosa che non aveva confini paradossalmente, almeno l'arte italiana. Questa è una cosa interessante perché spesse volte i nostri registi hanno cercato ispirazione anche in artisti stranieri. Meno nel cinema americano, anche se il cinema americano va ricordato che ci sono dei film importantissimi, pensate a Furore di John Ford, tratto da Steinbeck. Pensate a tutta la serie di quei commediografi che oggi rivisti si fanno un po' impressione perché sembrano molto manierati. Non so, La gatta sul tetto che scotta, Tennessee Williams di nuovo, improvvisamente l'estate scorsa e avanti. Cioè, per cui la letteratura, di quel tipo di letteratura, aveva in qualche maniera influenzato anche il cinema americano, ma quale cinema americano? Quel cinema americano meno legato alle radici un po' fantasiose, anche semplici, della letteratura dell'Ovest, della conquista dell'Ovest, che ha condizionato moltissimo il cinema americano e che, anche se poi uno dei capolavori, penso l'abbiate visto di sicuro, che si chiama Ombre Rosse, titolo italiano di un titolo che in realtà voleva dire carrozza, la carrozza quella dove si portava la gente nell'Ovest, era tratto in realtà da uno scrittore francese, lo stesso scrittore nel quale, adesso scusate non mi viene il nome, nel quale poi Scola avrebbe tratto quel film, che forse l'avrete visto, quello che racconta che cosa succede sulla carrozza con cui Luigi XIV tenta di fuggire. Una carrozza nel quale si trovano su Casanova, sempre il solito Mastroianni, ma si trova su Paine, che era un rivoluzionario nordamericano, e avanti di questo passo. È solo per dire che gli intrecci tra le culture di alcuni autori, sono stati, anche letterari, sono state continue. Chiaramente non molto o non troppo nel cinema di immediato consumo. Gli stessi grandi autori di polizieschi americani, sì, sono stati anche recuperati, ma quasi di più 20 anni dopo che contemporaneamente. Questo è un po' interessante, una delle piste da seguire, vedere come alcuni testi, magari non importanti, hanno condizionato molto la costruzione della narrazione cinematografica e come invece poi difficoltà diventi a testi letterari importanti, perché lì il paragone diventava pesante, cioè il confronto diventava pesante, no? Con i maestri il confronto è sempre pesante. E questo è un aspetto. Che cosa resta del cinema di allora nel cinema italiano di oggi? Resta molto e resta poco contemporaneamente. È un cinema molto condizionato dalla televisione, il nostro, no? Dalla televisione, chiamo televisione, ma in realtà oggi lo sapete, è tutto questo sistema di distribuzione che passa anche attraverso il computer, che porta a cercare più di emozionare il pubblico che di interloquire col pubblico. Si gioca basso, insomma, si tengono un po' nello stomaco, non si tenta di colpirli sul naso, insomma, tanto per capirsi. Però ci sono autori, adesso non mi ricordo se è stasera o ieri sera,
che hanno, hanno rifatto il sindaco del Rione Sanità di Edoardo, che è, cioè, perché Edoardo è stato molto, ha fatto molti film anche lui come regista, però non è mai stato capace di trasformarsi in regista cinematografico. Praticamente riprendeva le sue opere. Però nel caso di Martone, che ne avevamo già accennato di Martone, nel caso di Martone, Martone invece riesce, Martone è quello del Barbiere di Siviglia, sì, di Giorno Favoloso, ma anche del Barbiere di Siviglia di cui parlavamo la settimana scorsa. Sì, certo. Martone invece riesce anche a teatro e nella lirica, lui è uno che ha fatto un po' di tutto, a raccogliere questa tradizione di opere anche importanti per poi porsi così, con rispetto al pubblico, con un pubblico che lui non vive come omologato. Molti dei film che vediamo oggi tratti da romanzi, lo sapete, ne abbiamo parlato già, no, di questo aspetto, sono proprio, si direbbe, di pronta beva e di rapido consumo. Ecco, diciamo. Che sì, passano, via, si va e avanti questo passo. Potrei anche dire qualcosa di questo genere, che fino a un certo punto alcuni registi, non tutti ovviamente, anzi una minoranza, erano anche dei, tra virgolette, degli intellettuali. Scrivevano, vi dicevo, facevano i registi di teatro, frequentavano i salotti, ma non nel senso peggiore del termine. Erano impegnati in politica, nelle battaglie culturali in politica, e successivamente invece il legame è meno impegnativo. Forse anche in letteratura oggi non abbiamo figure così importanti come in quei periodi, nei quali si andava a creare, si potrebbe dire, l'identità nazionale, no? Un'identità, cioè, a me colpisce, ne abbiamo già parlato, cioè dove nel cinema di allora parlano quasi tutti in italiano, mentre nel cinema di oggi uno non si perita, ci sono stranissimi attori che riescono, ne parlavamo l'altra volta, no? Quello che ha fatto il proprio Giovane Favoloso, quello è capace di parlare in italiano anche se è romano, tanto per capirsi, ma gli attori romani parlano romanesco, finalmente sordi, ecco, no? Mentre Mastroianni, che era anche lui più o meno romano, era un'altra cosa, non l'avete vista. Lui tra l'altro recitava anche in francese e uno degli ultimi film che ha fatto la recitava in portoghese, tanto per capire la qualità di questo tipo di autore. Il cinema europeo invece, per dopo chiudo, il cinema europeo invece si è sempre ispirato notevolmente ai propri autori. Il cinema francese ne abbiamo parlato ancora più volte, no? E pensate che dei Miserabili ne hanno fatti per lo meno 3-4. L'ultimo tratto dei Miserabili è ambientato in una banlieue parigina dove abitano gli immigrati, tanto per capirsi, i francesi che sono immigrati. Ma anche il cinema anglosassone, il cinema inglese soprattutto, certamente Shakespeare, ma non solo Shakespeare, ma anche molti altri autori. Pensate a Graham Greene, per esempio. Ecco, e quindi questo legame tra letteratura e cinema c'è sempre stato. Poi altre cinematografie, lo sapete, il cinema tedesco praticamente per 50 anni era stato obnubilato. Nel cinema russo invece anche lì i legami con la grande letteratura russa è sempre stato presente. Grazie. Vediamo qualche altro intervento. Che cosa pensate, per esempio, dopo aver visto qualche rivisto, immagino, insomma, qualche scena del Gattopardo? Gattopardo è piuttosto fedele, no, Gianmaria, al libro. Vedo io qualcosa. Sì, dai. A me, rivisto, ha fatto molta impressione il Gattopardo, di sicuro, ma ha fatto quasi più impressione rivedere Senso. Senso, che è un film che hanno maltrattato perché l'avevano accusato di essere scandaloso, sostanzialmente. Sì, sì, sì. Girato poi? Ci hai dato anche il gossip? Senso, Tessa Satiri è sposata con un nobile trentino, no? E quando con l'amante lo porta nella loro tenuta di Aldeno, per dirvi, no? E lei, se voi leggete il romanzo di Boito, che scrive, lei scrive degli appunti, diciamo, un canovaccio, anni dopo, e li scrive a Trento, da Trento.
Ed è da questo punto di vista, a me ha colpito molto, perché poi se qualcuno di voi fa lo storico di mestiere, perché c'è una lettura della nascita del Risorgimento, che nascita o l'affermarsi del Risorgimento, si afferma lì, terza guerra di indipendenza, è una sconfitta in realtà, no? Vincono gli altri. C'è questo discorso, l'opera lirica, come quasi fosse una... il quaderno, la terrorizzazione di un sogno, no? Insomma, quando dice nel Trovatore, allarmi, questi si armano per andare. E c'è una lettura del nostro Risorgimento, cioè è proprio una lettura di come si è sviluppato il nostro Risorgimento, che è molto interessante, che si collega ad alcuni altri film importanti. Per esempio, Martone ha girato un film che io vi consiglio di vedere, un po' lungo, ma si chiama Noi Credevamo. Noi credevamo sono quella parte dei, diciamo, dei che volevano l'unità d'Italia, che erano garibaldini, diciamo, tra virgolette, di sinistra, che non erano legati alle vecchie classi dirigenti, no? E questo legame poi con il Risorgimento lo si trova anche in realtà nel Gattopardo. A me ha sempre fatto un'impressione incredibile il funzionario Sabaudo che gli dice: lei non ci crederà, ma qui fra tanti anni tutto il mondo, tutto sarà cambiato, la nostra efficiente. Oggi se voi pigliate in mano i quotidiani, la Repubblica, il Corriere, uno degli argomenti, ma anche l'Adige, mi pare oggi c'è un articolo sul fatto della nostra incapacità di cambiare la burocrazia e di superare queste cose. Ed è questi aspetti così che sembrano legati al periodo storico, però poi parlano molto anche di cosa è accaduto dopo, del nostro presente. Per cui fare il Risorgimento, alcuni film erano sul tema del Risorgimento, no? Se ricordate anche quello mondo antico, certo. A parte che il primo film italiano era quello sulle porte della Porta Pia, per cui... Però rivedere la storia d'Italia anche di attuale, cioè come siamo diventati oggi, attraverso... Perché quella del principe di Salina è una profezia terribile, però... Però è una profezia che funziona e che ci fa pensare, ecco. Ci fa pensare al presente, non tanto certo. Passato. Sì, sì, lungimiranza straordinaria. Sì, una delle cose appunto che mi hanno molto colpita è questo fatto, insomma, della storia. Prima parlavo della storia personale, così, del riaffiorare di tanti ricordi, ma naturalmente sullo sfondo c'è la storia, la storia grande, diciamo, con tutti gli avvenimenti. Quindi quello che tu stai dicendo, e andando ancora più a ritroso, è assolutamente vero, e è una cosa che è venuta fuori, quindi una cosa preziosa. Penso c'è anche il conflitto tra lo storico e il privato. Mm-hmm. Cioè, lei è sposata con un filo austriaco, però imparentata con i però quando le accade il suo innamoramento per la sua infatuazione personale, basta, fa proprio come nel melodramma, uno perde completamente le relazioni col mondo, con la storia, sì, con i suoi principi, con le sue idee, e si lascia trascinare con un finale, lo sapete, che è una vendetta alla fine, che non risolve nessun problema, che però dà un po' l'idea della difficoltà concreta forse di riuscire a combinare tutte le varie sfaccettature di quello che si è o di quello che si potrebbe essere. Allora, molti di questi film, diciamo, vecchiotti, li possiamo trovare su internet, vero? Li trovate in biblioteca anche. Non so, per dirvi, Gattopardo, se andate in biblioteca, la biblioteca, sapete, tutte le biblioteche hanno una sezione. Sì, certo. Alcuni film li trovate, alcuni è più complicato. Trovare Le Soldatesse, per dirvi che l'ho fatto vedere, sì. Ecco, è più complicato, che è un film molto interessante. Sì, sì. Di un episodio... Insomma, cioè, i soldati italiani non con impegni gloriosi, infatti lui all'inizio non vuole andarsi, si trova a fare quel lavoro lì. Mm-hmm. Ecco, però alcuni vi consiglierei di vederli, io proprio ne ho rivisti alcuni, il Gattopardo tutto intero, dura 2 ore, lo sapete, un quarto così. E anche Il deserto di Tartari, che è un altro film, sì, ancora sì, più moderno da un certo punto, certo, di vista, certo, più giustizialista, più legato a queste, sì, sì, anche quello, insomma, c'è un messaggio profetico. Sì, sì, anche sì, perché sì. Poi, prima citava Olmi, no, per esempio, è interessante vedere come sono collegabili, no, alcune realtà. Cioè, questa idea, per esempio, di non poter essere protagonisti all'interno della propria storia, cioè uomini nella storia, che la storia ti travolge e tu non ci riesci.
da questa idea che si trova in alcuni registri di quel periodo, che era il periodo del boom economico, appariva delle grandi conquiste, eccetera. In realtà il cinema titubava su queste teorie di riconoscimenti di straordinarietà. E questo lo si ritrova spesse volte nel cinema italiano di allora. Mm-hmm. Allora, chi ha visto il... Posso dire solo una cosa? A proposito del deserto dei Tartari, no? È molto anche, a parte ho letto il libro e ho visto solo purtroppo le scene che ci ha mostrato lei del film, per cui sicuramente lo andrò a vedere, però è molto interessante il fatto che per esempio un autore sudafricano, no, come Coetzee si ispiri a lui, a proprio questo libro, scrivendo il suo Aspettando i Barbari, e in fondo la struttura narrativa è praticamente la stessa, molto più piccolo rispetto al libro cui si è ispirato il film italiano, però devo dire che veramente il significato, insomma, è lo stesso, no? Quindi è possibile che ci sia, diciamo, tra una ottima letteratura italiana, che purtroppo magari oggi è un po' in decadenza, e una ottima cinematografia di quel periodo, ci sia anche, diciamo, ci siano stati degli spunti poi per autori da qualche altra parte del mondo, insomma, no? Cioè, quindi una sorta di unione culturale, cioè il buon cinema, il buon libro supera le frontiere. In qualche modo. Beh, in dubbio. Tenete conto che i linguaggi poi, non so per dirvi, un regista che ha avuto un'influenza incredibile, noi parliamo sempre del regista Noël Vague, è giusto, però Antonioni, per dirvi, con la sua trilogia, sapete, L'avventura, la notte, l'eclisse, ha influenzato il linguaggio cinematografico, per esempio, in Giappone. Cioè, voi vedete il cinema giapponese delle volte e vedete quei ritmi, la macchina da presa che tenta di cogliere anche quello che sta fermo, non so come dirvi, cioè, non di cogliere l'opposto dell'idea degli Stati Uniti, no? Il movimento, eccetera. Per cui noi abbiamo anche creato così un nuovo linguaggio, un nuovo modo di fare cinema. Così come il cinema americano ha inventato il movimento, soprattutto, l'abbiamo seguito anche noi, abbiamo visto per esempio che i soldati ci andavano dietro. Poi invece il cinema della profondità, naturalmente ci sono i registi, lo sapete, Dreyer, Bergman e compagnia briscola da nordici, no? Ma il cinema della profondità, Bergman però è molto teatrale, no? Mentre perché lui faceva regista di teatro soprattutto, no? Ecco, mentre questi autori riuscivano ad esprimersi cinematograficamente. C'è nel Gattopardo, non so se avete fatto caso, per dirvi questo modo di... Quando Tancredi arriva, che c'è lo zio che gli sta facendo la barba, c'è un gioco degli specchi, non so se l'avete notato, rivedetelo. Cioè, lui si vede se stesso che si fa la barba, ma nello specchio c'è riflesso Tancredi. Cioè, questa idea delle due persone che sono la stessa persona, per dire, che poi questo concetto viene espresso molte volte. È chiaro che non sono la stessa persona e che il principe lo sa, però il principe sa anche che lui, se fosse giovane, vorrebbe essere Tancredi, anche se Tancredi è un superficiale alla fine, un opportunista, eccetera, no? Mentre lui no, lui ha radici molto più forti. E solo per dire che delle volte, e sono dei film in cui c'era un'attenzione anche per il particolare rispecchiamento, ma rispecchiamento è una delle tante, no? Dando all'immagine e allo spettatore delle opportunità di lettura. Dopo non è che uno legga, lo sapete, bisogna mettersi lì a guardare più volte, però questo è anche per un testo letterario importante. Non è che lo leggi come si legge un romanzo giallo, che lo leggi di corsa. Ecco. Un film non puoi vederlo sempre di corsa, perché di corsa alla fine ti ricordi quello ammesso che l'hai guardato, perché almeno nella sala si è al buio, sapete, come nel lenzuolo di Amarcord. Ma davanti allo schermo
tanto entra uno, ti parla, ti arriva un altro, ti telefona, telefoni, lasci il film, cioè è un altro tipo di relazione con il testo, insomma, che sia cinematografico, sia letterario, è la stessa identica cosa. Infatti già lì una volta i fumetti si leggevano in treno, sul tram, ma solo non andavano più Promessi Sposi in treno, sul tram, evidentemente. Sì, no, anche il paesaggio, questo è il paesaggio, no? Il dentro, il fuori, i dialoghi, senza parlare del cast, pensate, straordinario. C'è cioè, Paolo Stoppa, che sarebbe un personaggio volutamente, ricordate come comincia, io l'ho lasciato volutamente i titoli di testa per poi vedere che c'è Morricone, cioè, no, lì non c'è Morricone, lì c'è, forse sì, c'è Morricone anche lì, perché erano i due musicisti più importanti, erano Morricone, che ha fatto anche il Deserto di Tartari, e l'altro era Nino Rota, quello di Fellini anche, no? E forse Nino Rota. Vi ricordate come comincia il film? C'è questa musica, si vede un cancello con delle statue sopra le colonne che si stanno sfantando, si stanno dissolvendo, l'acqua le ha quasi distrutte. E segue la macchina da presa, questo percorso per far vedere che in realtà è una decadenza totale. Questo nei titoli di testa, se uno non dice non è ancora incominciato, sta lì a guardare, no? Non è ancora incominciato. E poi che cosa si sente? Si sente il rosario, che dà l'idea, questo è il mondo in cui entra Tancredi, sostanzialmente, no? È questo mondo qua. E l'unico che è consapevole che questo mondo non può più sopravvivere è lui, Tancredi non gliene frega assolutamente niente di quel mondo. No, vi dicevo che delle volte questi film si colgono anche nei frammenti, no? Significati, le scelte dei registi sono scelte come un letterato che sceglie determinate parole, determinate combinazioni e non altre. È un linguaggio preciso, che uno può personalizzare, però, che uno può. Certo. Come possono fare gli artisti, insomma. Io non so, mi aspetto, non tanto a breve perché ci vuole ovviamente tempo e poi ci vogliono naturalmente produttori, un filmone, non all'altezza del Gattopardo, ma comunque un filmone sul libro di Stefani Auci. Può essere. Anche no? Che parte appunto da quel periodo per arrivare ai nostri giorni, sui Florio, che è interessantissimo, no? Con tutti questi capitoli. Ce n'è un altro film tratto da un altro libro importante, il film non è così importante come il Gattopardo, perché poi, che mi piace, si chiamano I Viceré. I Viceré, certo, di De Roberto. Sempre ambientato in quel contesto, situazione storica. Sì. Storica così, insomma. Però vi dicevo, per esempio, provate a vedere Noi Credevamo. Sì, il programma di Martone. Di quando Martone. È questo film? Recente? 5-6 anni fa, non più di 10 anni fa. Che racconta la storia del risorgimento visto dal punto di vista degli sconfitti del risorgimento. Mm-hmm. E poi vale la pena rivedere dove lì c'erano dei collegamenti con gli anni 60 e 70, fin come San Michele aveva un gallo, penso la vita dei fratelli italiani. Cioè anche, no? È un periodo, quello lì, in cui, come in altri periodi della nostra storia, l'idea di come l'Italia deve essere e dovrà essere è diversa a seconda della classe sociale e dell'esperienza di appartenenza. E ce ne sono alcuni film. C'è anche quello che viene considerato il primo western italiano, di un altro regista. Sapete che i soldati aveva sempre il sigaro in bocca, no? Ecco, e ce n'era un altro regista sempre col sigaro in bocca, che di cui adesso non è, quello di che aveva scritto Amici miei, tanto per capirsi. Non Monicelli che l'ha fatto. Lui aveva tratto un film da quel pasticciaccio brutto di Via Merulana. Di Gatta. Di Gatta, no? Ecco, che però è un giallo, non funziona molto il film. Però lui aveva fatto un film che si chiama Il Brigante di Tacca del Lupo con Mastroianni, con Amedeo Nazzari, che fa il capitano di un drappello dell'Italia riunita, in Italia meridionale, che va a caccia dei banditi, no? I banditi sono naturalmente quelli che non si sono adeguati al nuovo regime. Fu considerato un western.
In realtà, se voi lo vedete, western nel senso che era l'equivalente dei sì, il paesaggio, dei cavalli, eccetera. Sì, i banditi, gli indiani, quelle robe lì, gli indiani, questi erano... però è interessante da vedere perché si coglie anche come... quali erano queste contraddizioni che poi si trovano anche in... credevamo, gli dicevo, sulla nascita e sulla formazione dello Stato. Cioè, l'Italia è unita, però... non mi ricordo che fosse stato, voi ve lo ricordate sicuro, che ha detto abbiamo fatto l'Italia, adesso dobbiamo fare gli italiani, ma è un percorso ancora in corso, mi pare, pochino, questo qui. C'è anche uno dei racconti all'interno del caos dei fratelli Taviani, no? Che fa, insomma, racconta un po' dell'arrivo di Garibaldi, dei comportamenti degli uni e degli altri. Ma sì, è una interessante comparare. Un figlio Forestano Vanzini che anche merita di essere visto, che si chiama Bronte, cronaca di un massacro. Ah, Bronte, racconta, certo. Racconta, come si chiama, scusa, che vi prendo si chiama Bronte, cronaca sì. di un massacro. Sì, ma è registrato. I Garibaldini, perché, cioè, i due, i Bixio e l'altro, gliel'avevano sì. mandato dietro, scusa, ho usato questo. l'avevano mandati... hanno fatto sbarcare quei 1000 di Garibaldi per controllare Garibaldi fondamentalmente e che non ci fosse un conflitto, una volta avremmo detto, tra le classi sociali eccessivo per costruire la nuova nazione, insomma. Per cui ce ne sono tanti riferimenti anche critici su queste cose qui. Mi permetto un riferimento personale. Daniela, Angioletta, Luciano, vi ricordate quando siamo andati a Bronte a visitare il castello? E ci hanno raccontato la storia di Nelson. No, non mi rispondo. Niente. Sì, sì. Sì, vi ricordate? Sì. Vabbè. Io devo riuscire a far parlare... Qualcun altro? Lilia, Maria Grazia, Elisabetta Rizzioli, se avete visto il video, se avete qualche domanda da fare. Magari... Sempre tornando il Gattopardo, sì. Sempre sulle cose nuove, interessanti, che si vedono. Sì, sì. Vi ricordate la reazione del principe nei confronti della moglie, quando gli dice che Tancredi è un bandito, eccetera, questa è la figlia che in realtà è innamorata. Ecco, lì nel film c'è questo aspetto qui che l'arrivo dei Garibaldini rompe un qualche cosa, i nobili che si sposano tra di loro. La distinzione, insomma, la separatezza tra i ricchi o i vecchi nobili per valori, invece la nuova classe dirigente, Paolo Stoppa, che probabilmente è analfabeta, eccetera, no? Certo. Per esempio in questo film, se voi lo vedete, cogliete tantissimi aspetti di come il nuovo mondo si stia conformando, che sarà un mondo certamente di sciacalli, no? Come dicevi. Di sciacalli. Certo. Però è visto... a 360 gradi, cioè da vari punti di vista, e questo è molto interessante. C'è la dimensione del privato, c'è la dimensione della politica, c'è la dimensione dei soldi, dove vanno a finire, come si creano. Perché lui, Tommaso di Lampedusa, lo sapete, era ridotto in miseria assoluta, no? Ecco. Però lui era l'erede di Barlancaster. Certo. Ecco, l'altra cosa interessante che volevo dire, non proprio dico l'altra, ma di questi film è che ci sono nei film attori non italiani, in alcuni casi, che recitano splendidamente. Perché sì, Barlancaster è straordinario. Sì, sì, sì. Farley Granger, quello di Il Senso, è un attore americano, fa il tedesco e vabbè. Cioè, fa il belloccio. Sì, ma quello l'avevano scelto apposta. Sì. Ma sì, perché voi provate a leggervi il racconto di Il Senso, sì. Come la contessa parla di questo giovane, insomma,
era ammiratissima, eccetera. Era una mangiatrice di uomini, lei è da quello mm-hmm. che si intuisce. Mm-hmm. Ma è anche lì è molto interessante. Però dicevo, questi attori, noi abbiamo fatto lavorare molti attori americani in film e anche attori francesi, perché se pensate al deserto di Tartari, l'attore principale è francese, che ha lavorato spesse volte in Italia. Jean-Louis Trintignant, francese, anche lui ha lavorato tante volte in Italia. C'è Gassman, è italiano. Ecco. Sì. Quello che fa il maresciallo è un attore, Francisco Raballa, è un attore spagnolo. L'ultimo che resiste alla fortezza è un attore tedesco. Max von Sydow, il capitano, quello che va via, quello che si suicida, era stato uno degli attori di Bergman, poi è un attore che è diventato un attore di livello internazionale recitando negli Stati Uniti, da tutte le parti. Ma è anche questa capacità di polarizzare finanziamenti, perché il cinema è finanziato anche dai francesi, certo. Finanziamenti e professionalità, creatività molteplici. Col cinema italiano su questo è riuscito a farlo per molto tempo. Oggi non esistono più neanche, tenete conto che non esistono più neanche le identità nazionali sotto molti punti di vista. Mm-hmm. Cioè nel senso che i film si tendono a somigliarsi spesse volte. Se non conoscete gli attori o non conoscete i luoghi, vi sembra, non sapete se il film è belga, francese, tedesco o che cosa. E quindi questo è il discorso anche legato a quella roba che noi chiamiamo globalizzazione. Universalizzazione, non so come volete voi, che un pochino ha stemperato gli elementi identitari. Però interessante anche questo, cioè fatto andare dietro le quinte. Sì. Ma intanto che qualcuno si fa vivo, io approfitterei della tua presenza per chiederti, sappiamo che sei stato a Venezia, no? Per tanti anni. Quando è stata la prima volta? E raccontaci un po' di atmosfera. Una volta avevo 17 anni, pensate. Eccola. E quell'anno vinse, si chiamava la battaglia di Algeri. Ah. Ma no, è perché lavorichiavo all'Adige, il direttore di Perego. Sì. Sì. Non l'invito, nessuno voleva andarci, mi ha detto perché non ci vai tu? Sì, ecco, sì. Sono andato io, però poi Venezia, ricordatevi che dal 68 al 74 è stato chiuso. Chiuso. Dopo il 68, eccetera. Certo. E sono nati altri festival, alcuni anche che sono stati importanti, poi sono finiti, per esempio quello di Pesaro. È nato il Festival di Torino sul cinema dei giovani che c'è in corso. Sì, Torino, Roma, cosa dice? Roma è nato molto più di recente, è stata una delle operazioni veltroniane quando voleva lanciare Roma capitale della cultura italiana. È solo che in Italia è un po' un casotto, no? Fare la capitale della cultura, perché siamo da questo punto di vista policentrici in maniera. Pensate a Venezia, pensate a Torino, pensate a mille cose che fa Milano, ma anche il teatro Siracusa. Non so come dirvi, l'Italia, è, grazie a Dio, è un posto dove basta aver voglia, si trovano degli stimoli importanti. Beh, 3 anni fa abbiamo avuto come candidato al Leone un regista trentino, no? Andrea Pallauro, con Anna. È stato negli Stati Uniti. Sì, giusto. Perché lavora negli Stati Uniti. È dovuto andare là. Però, trentino. E poi però, c'era la Charlotte Rampling. Non so se l'avete mai visti sui film. Fa un tipo di cinema assolutamente non americano in senso tradizionale. Cioè, è classico, Medea, il primo. A me è piaciuto moltissimo. È il suo film più famoso, che Medea, proprio ci sono... Non so, vi ricordate, c'è la protagonista che si è sordomuta. Sì. Il marito, cioè, in questo deserto, in questi stati meridionali degli Stati Uniti, dove abita pochissima gente, dove si è isolati l'uno dall'altro, dove la natura in qualche maniera infierisce, no? Il troppo caldo, il troppo vento, i troppi orizzonti vuoti, cioè tutte queste cose. E lì lui si è trovato... Un film di silenzi. Spero che nel film successivo, Anna, non so se l'avete visto, questa solitudine è nella metropolitana. Certo. In Francia, cioè... Questo è il discorso delle sensazioni, dei sentimenti, no? La solitudine l'uomo oggi la può vivere nei posti più
lo sapete, la vive nella folla, fondamentalmente, certo. In molti casi. Sì. Ed è interessante vedere questa condizione che si potrebbe chiamare postmoderna. Certo. Postmoderna nel senso che viene dopo, no? Quando non si capisce più a quale comunità si va, di quale comunità si è parte, se esiste una comunità in cui si può riconoscersi, se si riesce anche a sopravvivere da soli, perché questa è un'altra componente. Mm-hmm. Pensate alla situazione di oggi, a chi è costretto a vivere solo, eccetera. Però questa condizione, quando escono i dati statistici su quante persone vivono da sole in Occidente, restate impressionati, perché vivere da soli vuol dire tante cose. Sì, queste sono solitudini. Non aiutano a vivere. Per costrizione, perché si rimane facili solitudini esistenziali che sono. Certo. Ma è stato a un certo punto anche esaltato come un fatto valoriale, no? Cioè, certo. Nella società narcisistica, dove sono io che conto, io sono me, come diceva una commedia, ecco. Fatta, no? Cioè, gli altri non contano nulla, però dopo tu non conti nulla per gli altri. La cosa ti lascia un po' malamente. In tutti questi anni in cui sei stato a Venezia, raccontaci un po' che cosa è cambiato dall'inizio ai tempi più recenti. Beh, guarda, nel 67 c'erano 30 film, questa è la prima cosa. I film li facevano in lingua originale, senza didascalie, pensate. E poi facevano un altro 30 film che erano i film che avevano vinto dei premi negli altri festival in giro per il mondo. Quindi c'erano 60 film. Quest'anno, col fatto che si poteva entrare in sala, numero chiuso e tutte queste cose qui, c'erano circa 400 film. Questo vi dice già cosa vuol dire, no? Vuol dire dover scegliere, è come uno che entra in una libreria ben fornita o in una biblioteca. Deve avere a un certo punto una bussola per orientarsi, perché ormai le proposte, l'offerta, eccetera. E poi sarà capitato anche a voi di comprare dei libri oppure di prendere in biblioteca convinti che li avreste letti in 3 giorni e poi in realtà li restituite perché non c'è il tempo, perché vi distraete, perché arrivano altre le cornie che vi distraggono, eccetera. Per cui è diventato così, cioè il cinema è diventato, tenete conto che allora in Italia uscivano circa 300 film all'anno, oggi nessuno lo sa bene perché oltre ai film in sala c'è tutto il resto che viene proposto attraverso gli altri canali. Se voi comprate l'unica rivista settimanale di cinema che si chiama Film TV, vedete l'elenco dei film che vengono fatti sulle vari canali a pagamento. Ma anche poi, adesso ce n'è uno per esempio che ha aperto da 2 settimane, dove si vedono solo film, se si vuole, film giapponesi, sudcoreani, sapete che l'anno scorso è stato un film Parasite, un film sudcoreano, a vincere l'Oscar. E giapponesi e sudcoreani, Manila, cioè il film filippino, ecco, c'è anche tutta una cinematografia dell'estremo Oriente, diciamo così, che è ricchissima di opere. Qualcuno di questi registi poi viene in Italia a fare qualcosa e poi se ne va, e lasciando delle volte dei segni abbastanza interessanti. Perché c'è sempre, cioè per il momento perlomeno resta ancora una dimensione nazionale, se non nazionale, di una cultura, orientale per esempio, nel vedere gli uomini e la situazione degli uomini. Loro per esempio riescono a fare molti film con i bambini e sulla difficoltà di collegarsi dei bambini di vivere nel mondo contemporaneo. Noi bambini praticamente non ci sono quasi più, se voi pensate a De Sica e quelli là, cioè quei registi che facciamo. Madre di biciclette. Sì, ma anche Shusha. Ma poi, Shusha, certo. Ecco, da noi fin con i bambini non sono più che bisogna anche saperli vedere, saperli cogliere, saperli capire e poi saperli rappresentare, cosa che se uno non ha l'occhio è tutto preso da se stesso, fa un po' di fatica a vedere gli altri. Bene, bene. Allora non ci sono domande, curiosità?
Sarebbe proprio opportuno approfittare della presenza di Gianluigi Bozza, anche magari con qualche domanda che non riguarda specificamente, insomma, i temi di cui ci siamo occupati, anche qualche curiosità. Fare una domanda sicuramente stupida. Beh, evviva la stupidità! No, nel senso che è una curiosità. L'uso del bianco e nero, no? Nei film bianco e nero, e il passaggio poi al colore, no? Quanto questo passaggio possa aver anche comportato una diminuzione di profondità nella rappresentatività, insomma, dei personaggi, o anche forse nell'occhio dello spettatore. Perché quell'immagine in bianco e nero, anche per esempio negli spezzoni del filmato di oggi, no? Le soldatesse erano, cioè quel bianco e nero sembra aumentare la tragicità della narrazione, no? Mentre invece anche negli altri film, Deserto dei Tartari, come anche Tomasi di Lampedusa, però cioè il colore non toglie, diciamo, l'effetto della storia. Però probabilmente mi domando se fosse stato in bianco e nero, se non ci sarebbe stata una maggiore drammaticità degli eventi. Sì, ho detto una domanda un po' strana. Parte della drammaticità, pensateci un attimo, vi ricordate quel pezzettino che abbiamo visto di, sia di Malombra ma anche di Piccolo Mondo Antico, no? Mm-hmm. Siamo in bianco e nero. In Piccolo Mondo Antico c'è questa villa sul lago di Como, penso, no, di Lugano, però siamo lì, insomma. Ecco, e c'è tutta quella scena delle donne che corrono verso la madre, per dire. Lì il paesaggio, cioè proprio il paesaggio, esiste solo come incombenza psicologica. Non so se non ha una sua narratività, cioè è più ripiegato sulla situazione narrata, insomma. Perché su quello che giochi è chiaro o scuro, cioè se usi toni scuri dai un senso di... Ecco, pensate invece a Gattopardo, che è un film incredibile perché è un'illustrazione anche. Pensate alla lunga scena, quasi un'ora di ballo, con quel valzer di Verdi. No? Però se pensate a come quel mondo si è presentato storicamente, si è presentato illustrato, non so, illustrativo, non so come dire, il modo con cui si vestivano, gli specchi, tutte queste cose qui. Per cui paradossalmente esprime di più il reale dell'epoca il Gattopardo che il film di Soldati. Nel Gattopardo poi c'è la sequenza dell'arrivo a Donna Fugata, dove loro arrivano vestiti, che anche quella è una metafora, no? Loro arrivano vestiti da nobili sulle carrozze. Dicevo, scendono da queste carrozze e li accolgono con Noi siamo le zingarelle venute da lontano, con Verdi sostanzialmente. Ecco, sono completamente infarinati di polvere. Sembrano dei fantasmi. E come fantasmi attraversano la piazza ed entrano in chiesa. In chiesa anche lì suonano un pezzo di Verdi prima di suonare il Tedeum, no? E loro sono impolverati, vuol dire come dire che si appartiene a un'altra epoca, insomma, no? Pensate poi invece passiamo da una roba completamente diversa, pensate al bianco e nero di Ombre Rosse, al bianco e nero di Western, e al bianco e al colore invece di Sentieri Selvaggi, sempre John Wayne. Ecco, in Ombre Rosse, tu. Il regista non può usare molto il paesaggio. E quindi le riprese sono fatte, c'è questa carrozza, segue la carrozza, gioca molto sui primi piani, piani medi, sui chiaroscuri, di notte loro sono fermi in un posto, in una muta, diciamo così, e si gioca sui piani stretti. Ecco. Voi pensate invece a Sentieri Selvaggi,
il film comincia come finisce, poi alla fine, si vede la macchina da presa che è dentro una stanza. Inquadra la porta, fuori c'è la luce e sullo sfondo vedi John Wayne che arriva dalla guerra di secessione. E c'è per esempio, la contrapposizione tra la casa, il luogo degli affetti e dei legami, e l'esterno, che è il luogo dell'avventura, il luogo dove uno si perde, ecco, delle guerre e di queste cose qui, degli indiani, cioè del pericolo, dei nemici, eccetera. Lì, per esempio, c'è questo uso non per chiudere il discorso, potrebbe andare avanti a lungo, ma per dirvi, alcuni registi, lo sapete, si sono ispirati manifestamente a dei quadri. Vi citavo prima, insomma, Visconti in alcune sequenze di senso si ispira chiaramente ai Macchiaioli. Cioè, se voi rivedete il film, le scene di battaglia, di Custoza, eccetera, sono... pare di vedere i quadri di Macchiaioli, tanto per capirci. E Antonioni, in un suo film che si chiama Deserto Rosso, pensate che volle dipingere, come voleva affermare la superiorità dell'artista sulla natura, fece dipingere l'erba, dei colori che voleva lui, i muri, cioè una roba. Se vi capita Deserto Rosso, guardate, perché c'è questa esperienza fatta una volta, poi naturalmente... E poi naturalmente diventava un po' una frenesia. E sul colore poi si potrebbe vedere anche di ragionare sui film dei pittori, cioè sui pittori. Su Van Gogh, per esempio, ne ha fatti più di uno, no? Ecco, film. Perché anche lì c'è questo gioco della i colori, ricordatevi che i colori del cinema sono dei colori tecnici fatti con delle macchine, con la pellicola, eccetera. Adesso si fa con il computer, ma non è il colore del pittore che impasta lui, che gli dà l'anima che vuole lui, eccetera. No? E talvolta la contrapposizione o la combinazione tra i due esprimono quel senso di inquietudine, eccetera, di cui parlavi tu. Perché delle volte tu riesci ad esprimere questo attraverso la contrapposizione delle luci, per dirti, no? O l'uso dei... come fai vestire gli attori, no? Che vestito gli metti su? Ecco, se gli metti certi vestiti e poi metti certi sfondi, tu riesci a ottenere certe cose. E quindi è stato un passo avanti quello, no? All'inizio il colore, esattamente come il cinemascope, era puramente legato al... colpire il pubblico, ecco, tanto per questo. Poi pian piano gli autori hanno cominciato a ragionare, pensate sull'uso del cinemascope, pensate per esempio a Kubrick, che l'avrete visto, no? È di sicuro. Kubrick cioè, usava l'ampiezza dello schermo, il colore e le musiche, e la musica anche, che è un'altra componente ovviamente molto importante, e la musica come una creazione unitaria, cioè, voglio dire, potete immaginarvi 2001 di Odissea dello spazio non con questa fusione delle cose? No, perché è così, cioè non hai via d'uscita. Cioè, così si esprime, in altro modo sarebbe un po' fasullo. Tant'è vero che secondo me nell'Arancia Meccanica, dove invece ha giocato un po' troppo con la musica, vi ricordate, le sequenze accelerate, eccetera, rivisto il film, sembra un film un po' datato, insomma, è un film, come dire, appartenente a un momento, ma non così compiuto come invece, per esempio, altri film suoi. Hai citato Deserto Rosso, un film che ero andata a vedere, non ci avevo capito quasi niente, quindi è un film che devo rivedere assolutamente. Devi rivederlo. Sì, come tutti quelli di Pasolini. Pasolini è molto più ricco, molto più vario. Antonioni sì, può essere anche un po'... avevo apprezzato alcune cose moltissimo. Un po' tedioso, oggi di vista. Però Pasolini, sì, pesantino, certo. Pasolini sono delle cose che vi lascia, non so, la ricotta, come ho visto un pezzetto l'altra volta. Certo, insomma. Certo. Ma anche per dirti il Decamerone, non molto gli altri due. Certo. Le Fiori della Notte e quello del tratto da Chaucer. Però altri film, Mamma Roma per lì, per provare. Mm-hmm. Mm-hmm. Cioè uno era un intellettuale a 360 gradi, no? Sì, 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 e poi si era fatto la gavetta, come vi dicevo, grazie a Sebastiani che l'aveva
fatto lavorare nel cinema e lui si era fatto la gavetta dall'inizio, insomma. Poi in quegli anni è uscito il dottor Zivago, non siamo in Che ambito però, italiano, però se voi lo rivedete, quella sì. Zivago è di un regista che ha fatto Lori Scarabia anche, no? Cioè, di quei registi inglesi che facevano questi film. Sì. Solo il campo di girasoli valeva tutto il film. C'è una persona che Allora, vuole. forse, sì. Daniela, dai. Volevo chiedere una cosa al nostro super critico. A parte questi film super classici che non moriranno mai perché si rivedono sempre con piacere, a me è venuta voglia, quest'estate io ho riletto Il Gattopardo dopo che avevo visto pezzi di film. E anche nel libro trovi qualcosa di nuovo dopo che hai visto il film. Non è solo il libro che ti dà, diciamo, lo spunto per il film. In genere, tra il libro e il film, io preferisco il libro, ma in questo caso invece no. Volevo chiedere un'altra cosa, invece, a prescindere da questi grandi, grandi classici che sono come proprio i caposaldi della nostra letteratura e quindi del nostro cinema. Potrebbe dirmi un film di questi ultimi 2 anni che vale la pena vedere, per esempio, che a lei, mettiamola in questi termini, che a lei è piaciuto e che si sentirebbe di dire, beh, prendetevi queste 2 o 3 ore, perché la voglia di rivedere quello che abbiamo sentito è già tanta. Però anche forse qualcosa di nuovo, c'è qualche cosa di diverso che lei con i suoi occhi da intenditore ci può consigliare. Io che abbia dei legami anche con la letteratura, eccetera, vi dicevo il regista più interessante è Mario Martone. Però Quello che diceva già prima, sì. la volta scorsa di Martone fa anche dei film molto diversi. Tra l'altro Martone, noi non lo ricordiamo, ma aveva fatto per il teatro sociale 20 e passa anni fa delle regie, tra cui un Don Giovanni che fece anche un qualche clamore a Trento perché a un certo punto una delle cantanti eccetera non si denudava ma si vedeva il seno insomma che era già una roba dal vivo, una cosa emozionante. Attento. Ma Martone ha fatto anche direttore del Teatro Stabile di Torino, adesso è direttore del Teatro Stabile di Roma, però fa cinema, fa teatro, cioè è questa figura in questo senso qua è uno dei più interessanti ecco da seguire. L'ultima volta si parlava anche di come si chiama di quello il romano di mi viene in mente in questo momento, scusate. Ah, sì. Ne parlava il presidente, no? Lui abbiamo Sì. parlato l'ultima volta. Ecco, anche quello è un regista da seguire più per i film, non per gli ultimi. Ma per i film che aveva fatto precedentemente, dove era più. Adesso non a me non sovviene il titolo, ma c'è un. Lui ha fatto molti film con un attore napoletano che. E ce n'è uno dove racconta la storia di un uomo che vive in un albergo, a cui ogni tot mesi gli portano una valigia, quelli della mafia, e lui deve scambiarla. E resta prigioniero di questo albergo. In continuazione, no? E lì i richiami naturalmente al deserto d'Italia. Ci sono alcuni registi così, non sono molti, ecco, voglio dire, non sono molti, così come non so da quanto tempo non riuscite a ridere sul serio in un film italiano. Fanno tantissime commedie, vanno quasi tutte in televisione, però insomma, anche quelle che incassano un po' di più sono spesse volte di una noia, di una volgarità. Siamo rimasti ad amici miei. No, Possibile, davvero. mica solo in questo periodo, per esempio, rifanno spesso volte in televisione, stanno recuperando Monicelli. Monicelli, speriamo che sia femmina, per esempio, non so se lo ricordate. Questo film stranissimo in cui ci sono tutte queste donne che vivono in questo casale in Toscana. Sì, che me lo Con ricordo benissimo. uno zio. Il quale zio però si è travestito da donna e fa la maglia, no?
cioè, è una cosa. E c'è il mazzo di turno che Giuliano Gemma, che c'è anche, l'avete visto, che sì, tenta di sedurre la capofamiglia perché è interessato al possessato del patrimonio. Per cui si sono. Poi io sono convinto che vale lo stesso ragionamento dei libri, è molto meglio rileggere o rivedere che talvolta avventurarsi in cose di cui parlano benissimo e dopo 15 giorni nessuno si ricorda più cosa diavolo fosse. Questo vale anche per i libri, però. Anche per i libri, sì. Anche certo. Per i libri. Certo. Io ho comprato alcuni libri, come dicevi tu prima, perché ho letto recensioni straordinarie sulla lettura, mica sull'Adige, senza offesa per l'Adige, ma delle ciofeche illeggibili. Ed è un po' così. Ecco, in ogni modo, se abbiamo voglia di vedersi una volta lì da voi, quando si potrà farlo, si può anche, possono anche fare un ragionamento sul giovane nuovo cinema italiano, con qualche riferimento, ecco, come chiedeva lei, signora, di quali grazie, film potrebbero, sì, essere, potrebbero essere interessanti da vedere o da rivedere. Sì, perché in questo marasma, appunto, orientarsi non è così facile, dato che il tempo è poco, varrebbe la pena, voglio dire, saperne qualcosa di più, come il discorso che diceva la Nadia per i libri. Ci sono 3-4 registi importanti, giovani italiani, spesse volte che si sono affermati perché hanno vinto dei premi all'estero, poi, no? Ecco, fondamentalmente, perché lì poi il discorso è anche questo. E alcuni sono anche piuttosto, come dire, aggressivi nel rappresentare la realtà italiana, questa dimensione di questa realtà italiana così povera di identità e di prospettive di futuro, così come rappresenta il cinema. Mentre se noi leggiamo i giornali tutti i giorni sappiamo che abbiamo un futuro radioso. Vabbè, così. Intanto allora Martone, ci vediamo, okay. Martone, io ho visto solo... No, ma Presidente, scusi, l'altra volta avevamo parlato di... Non sì, mi viene il nome. Di Borsellino. No, abbiamo non Paolo confuso Borsellino, l'attore con il regista. Paolo Sorrentino. Ecco, Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino, Sorrentino è uno che merita vedere. Sì, sì. Le conseguenze dell'amore risale al 2000-2001. Le conseguenze dell'amore, quello che, di cui si parlava, no? Di cui si parlava. Esatto, esatto. Che merita. Sì, molto. È un film che io trovai all'epoca straordinario, per la, un film anche asciutto, un po', diciamo, quasi molto poco eloquente, insomma. Nella, sì, è una... Quindi, Sorrentino, non tutti, però Sorrentino, per esempio, è uno di quelli che ne ha fatti alcuni sì, interessanti. Ma in modo, ci sono 4-5, si può pigliarne 3 di questi qua, degli ultimi 20 anni. Il Divo, ad esempio. Cioè... Il Divo è... Il Divo diventa un po' Todomo, se pensate a un precedente, no? Che è Todomodo un pochino. Il Divo è quello su Andreotti, è più su Andreotti, sì, no? Sì, sì. E poi, cioè, scusate, non ne abbiamo mai parlato, ma quello che all'estero è considerato il più grande regista italiano e che ha vinto un Principe sempre in Francia, ogni volta che va, che è Nanni Moretti. Ecco, noi l'abbiamo citato, ma Nanni Moretti è uno che piace molto in giro per il mondo. Ha vinto in moltissimi posti. Sì. Dopo ci sono dei film. Se mi è permesso, personalmente non ho mai capito dove stia la grandezza di Nanni Moretti. Ecco, la grandezza intendo naturalmente un livello eccelso di cinematografia e non l'ho mai nascosto, mentre invece mi sa che è stato una gran moda invece lodarlo e considerarlo un grande regista e un grande intellettuale. Ecco, io la penso così, è una brava persona, diciamo che è stata una brava persona che ha fatto delle cose forse utili. I girotondi. Forse. Ecco, giro tondi. Però non mi sembra un genio, insomma. A me proprio non è mai piaciuto, dico la verità, anche se però, di qualità. Abbiamo Spapa, ma pure sì, cioè, ci sono 2 o 3 che sono veramente quello del, adesso non mi ricordo come è titolato, quello con cui vinse a Cannes, quella famiglia che il figlio si muore. Caos Calmo? Non mi ricordo il titolo del film. Caos Calmo? No. No.
Pascal Mortensen. Sì, è vero, è vero, è un precedente. Dentro come attore, ma non... Sì, è vero. Ma lui c'ha qualche film che funziona di più, qualcun altro che funziona di meno. È un autore nel senso tradizionale del termine, cioè è molto narcisista, cioè continua a raccontare molto. Le cose sue, le cose così... Non è l'unico in giro per il mondo dei registi che quando hanno il loro filone, le loro cose, e fanno queste cose qui. Sì, no. C'è un autore autocentrato, insomma, come c'è... ha cominciato così, no, lui? Ha cominciato con un film a 8 mm addirittura gonfiato, gonfiato poi in 35, e così insomma. Volevo porre un quesito che riguarda la colonna sonora dei film. Nel senso che, diciamo che un non esperto come sono io potrebbe considerare la colonna sonora un elemento, diciamo, eteroclito o comunque un elemento estraneo all'ambiente che dobbiamo raccontare. Noi raccontiamo un certo ambiente, raccontiamo una vicenda, una storia, e dall'esterno, come dire, arriva una successione di suoni, la colonna sonora, che alcuni registi invece non hanno, no? Non tutti hanno, ad esempio Pasolini ha diversi film senza colonna sonora, insomma, i film, per non parlare del film muto, o comunque non tutti, insomma, non, comunque, ecco, questa colonna sonora è qualcosa che sotto un certo aspetto potrebbe essere considerato quasi sleale rispetto a chi non usa la colonna sonora, perché in un qualche modo enfatizza, sottolinea, celebra anche o drammatizza. Pensiamo ai film di Dario Argento, ad esempio, con quelle colonne sonore così assillanti, così utili, tra l'altro, a tenere in ansia lo spettatore che stava attento quasi a essere lui vittima del killer che stava per incombente, insomma. Quindi la colonna sonora, insomma, è un elemento, per certi versi, almeno mi sembra, artificiale, ma a volte provvidenziale, a volte, insomma, come se fosse, tra virgolette, inquinante, insomma. Però alcuni artisti non possono farne a meno, perché devono... È uno strumento espressivo, insomma. Non è facile dare una... prendere posizione. Ecco, chiedevo cosa ne pensa lei, ecco, di questa cosa. Prima parlavo di Visconti. Partire in senso con Il Trovatore. Sì. Escono dicendo allarmi, allarmi, e c'è la rivolta in sala. Ecco, lì c'è, lui sceglie il brano che gli interessa, no, da questo punto di vista. E questo è un caso. L'altro caso che volevo citare, quindi in realtà la colonna musicale delle volte fa parte della messa in scena, della narrazione. Si scelgono dei brani che sono in sintonia con. C'è l'altro caso, vi dicevo, nel Gattopardo è Nino Rota. Nino Rota è quello che ha fatto la musica dei film di Fellini. E Fellini, perché ci sono... Sapete che nell'organizzazione industriale del cinema americano ognuno fa la sua parte. Il regista conta fino a un certo punto, poi era il produttore alla fine che assumevano un musicista, che ce ne erano molti che erano in realtà musicisti tedeschi fuggiti durante le persecuzioni naziste, che facevano le colonne. Herman, che è uno di questi importantissimi musicisti che ha fatto molte colonne sonore di Hitchcock, faceva le colonne sonore per i fatti suoi. Poi si vedevano e si mettevano d'accordo su come manovrare la cosa. Noi da bambini, vi ricorderete che quando vedevate un film emozionante, arrivava prima la musica. E la musica ti preparava lo stridio della porta, una musica che si alza, schermo che si diventa più scuro, e uno lì si emoziona, eccetera. In altri casi, dicevo, il caso di Fellini con Rota, gli spiegava che musica voleva. E se ci pensate, in alcuni film la musica è... Pensate al finale di 8:30, la danza, no? Vi ricordate? In questo studio. Lì la musica, lui gli ha spiegato che tipo di musica voleva, e stava là ore
e gliela faceva rifare, eccetera, era in qualche maniera, come dire, il regista condizionava molto il corpo. Poi ci sono questi che ne hanno fatte, cioè uno è Morricone, sapete, ne ha fatto 100 e passa, però alcune sono diventate... cioè, nei, okay. film di, nei film di Leone sono impensabili i western di Leone senza la musica di Morricone. Dopo, non so dirvi che tipo di relazione c'era tra loro, perché in alcuni casi è così, in alcuni casi la musica lo si vede che è messa lì insomma, come in Tempi morti, bisogna, se c'è il dramma che sta arrivando, bisogna alzare i toni, bisogna abbassarli, eccetera. Per cui ci sono anche lì un po' tutte le componenti. Fino ai film, sapete che c'è una tradizione di cinema musicale, siamo stretti, in Italia è stato il cinema di Musicarelli, il cinema meridionale napoletano, ma negli Stati Uniti il musical, il cinema sonoro nasce con un film, il cantante jazz, che è un film musicale, e la musica è stato... Però cosa facevano? Prendevano delle opere teatrali esistenti e facevano la traduzione cinematografica. Talvolta funzionava, in alcuni casi, pensate per esempio nei musical, pensate a film come, che so, Sette Spose per Sette Fratelli, o a robe tipo Cabaret, non so se l'avete mai visto, ambientato nella Germania mentre Hitler sta andando al potere. Ecco, e lì... hanno preso dei musical cinematografici, cinematografici teatrali e li hanno trasformati. West Side Story, per non andare distanti, insomma. No? Ecco, questi film qua erano in realtà delle opere teatrali che venivano non riprese, non si può dire così, rielaborate, Jesus Christ Superstar, per citarne un altro ancora, che venivano riprese e adattate, dove però l'impianto teatrale, per dirvi, lo si notava. Per cui direi che la musica è stata utilizzata, si potrebbe fare un po' lo stesso ragionamento con la fotografia, nel senso che ci sono degli autori che volevano le immagini fatte in quel modo, i colori, la luce fatta in quel modo, eccetera. Altri che invece nella divisione, potrebbe dire, sarebbe detto di divisione sociale, nella specializzazione del lavoro, uno faceva le riprese, quell'altro, cioè non c'era molto interesse. È molto cinema di serie, non solo americano, anche italiano. Voi lo notate che c'è quasi una distrazione, la colonna musicale talvolta non c'entra niente con quello che vedete, no? Ha messo sotto un commento di qualche genere, eccetera. Per cui si va da un'alta partecipazione espressiva della musica con le immagini nel film a una presenza assoluta. Pensate sulla musica, pensate a Kubrick, ve lo citavo prima, Kubrick è uno che piglia i classici di tutti i generi, vi ricordate? E li ricostruiva un pezzettino anche, no? Una cosa, c'è un film che a me piace sempre molto, che è Barry Lyndon. Ecco, in Barry Lyndon lui piglia la musica del Settecento inglese e la manipola, nel senso che un modo di manipolare la musica è anche quello di pigliarla dal contesto in cui di solito viene rappresentata a teatro e collocarla in un altro universo di significati. Lui, pensate all'Arancia Meccanica, cos'è la nona di Beethoven, vedete che fa passare Hitler con la sfilata. Vi ricordate che lui lo stanno rieducando, gli tengono gli occhi aperti e gli fanno vedere con la musica di Beethoven, perché lui era un appassionato di Beethoven, vi ricordate, il protagonista del film. Quindi ci sono, direi che la maggior parte dei casi è così, c'è lì perché bisogna che ci sia un po' di musica. In altri casi no, la musica diventa parte integrante della costruzione narrativa e dei percorsi di senso che il regista vuole porre. Nel frattempo è arrivata una chat di Anna Maria Arcilli che ci ricorda il titolo del film. La stanza del vespo. La stanza del vespo. La stanza del figlio. Grazie Anna Maria. Ma... Sì. Bene, allora ci sono altri interventi, altre domande? Abbiamo fatto le 18:20, Gianluigi sarà anche stanco. Chiudiamo così in bellezza con l'auspicio di poterci incontrare. Beh, intanto facciamo i suoi auguri, perché siccome... Ecco, e ci facciamo gli auguri, pensate, auguri di salute, di tanto bene e bellezza.
una situazione dove sappiamo domani mattina se possiamo andare a bere il caffè. No, viviamo in questa situazione qui. Possiamo avere degli amici, perché viviamo in un universo di questo genere. Sì, sì, è abbastanza cinematografico da questo dove punto. La dilazione, il procrastinare oramai, ormai è una cosa che è un vizio dei nostri. La nostra progettualità possibile diventa sempre più, più cioè non sappiamo mai bene cosa possiamo fare, cosa possiamo fare. Evviva. Allora lascio al presidente il saluto finale. Sì. Da parte mia ti ringrazio moltissimo, Gianluigi. Ho imparato molto, mi hai fatto ricordare molte cose, hai fatto venire molte curiosità. Mi auguro che sia stato così anche per coloro che hanno partecipato, magari in silenzio, ma non meno così attivi, insomma, e attenti. Grazie, buona serata a tutti, auguroni di cuore. Grazie, io altrettanto. Ciao. Io confermo le parole che ha appena pronunciato la collega Nadia Scapini. Io auspico che ci sarà una prosecuzione di questa esperienza e ringrazio veramente con modo molto sentito Gianluigi Bozza e rivolgo gli auguri a tutti quanti di buon Natale nonostante tutto. Se questo è un film, non saprei quale colonna sonora sarebbe più adatta per questo film, diciamo, tra virgolette. Ecco, molti auguri e cari saluti a tutti. Grazie quanti. Altrettanto. Grazie. Grazie, tanti auguri. Tanti auguri a tutti. Buona serata.